Grazie a tutti i presenti. Là c'è sta pure Antonio. Che borbotta e a poco alla volta si capirà la parola, questo è il mio intendimento. Intorno agli 80 anni questo dovrà parlare, io dovrò cantare come un violoncello, basta solo a buona strada. Ascoltiamo con attenzione. Sì, aspettiamo prima che venga il direttore. Grazie. Mi chiedo scusa per avervi fatto attendere. Andate a chiamare la pianista un attimino. Questa macchina che obiettivo c'è? Molto grande. Sì. Auguri al maestro De Gregorio nel suo primo 60esimo. Grazie. Il maestro De Gregorio, siamo stati assieme a Foggia. Io ho una ventina d'anni ad Avellino, lui non so quanto è stato. 11. Adesso l'ho perso un po' di vista perché è un disco volante, mentre sta qua, sta giù, non ci sta, non ci sta, quindi d'altra parte è una persona importante, quindi ci vogliono pochi pazienza, si dice, è arrivato e siamo contenti. Adesso aspetterei la pianista per fare questo moda nel suo 250esimo della nascita. Posso approfittare? Sì, prego. Maestro, chi sostituirà? Già l'ha detto il maestro a fare l'amore, cioè, no, avete capito? Cioè non avere più questo. Già l'ha detto il maestro Nastro, se secondo te. Io mi penserò, non mi preoccupare. Allora nell'attesa faccio questa mia Ave Maria e la vorrei dedicare a questo caso che sta facendo parlare tutta l'Italia, questo grande dramma per il piccolo Tommaso. Scusate se mi emozionerò un po', è inevitabile. Un applauso.
non me lo dai, io lo leggo. E ce l'ho fatta la fotocopia? Ma non la fotocopia in decento. Dai, è la stessa musica. Stia calma, signora. Noi sto calmissimo. Puoi leggere tu questo in Italia? Mi hai benissimo. Questo si può girare, questa cosa. Allora, puoi girare? Sì. L'importante si trovano le parti, sì. Sì, sì, momento che devo mettere gli occhiali, non ci vedo. Questo è anche soffice. Facile sempre delle terze maggiori e terze minori. Io trovo gli occhiali, va bene. Pazienza. Vabbè, quello che è. Che devo fare qua? Sei bella calma. Io sto calma e tranquilla. Benissimo. Vai. Vado. Studiare tutto da capo, perché anche la mezza virgola si sente.
fatto un piccolo altarino delle cose salienti, autografi di Riccardo Muti, ci sta la maestra qui da vedere pure. Abbiamo molto d'acqua, Permettete. Sono contento che è venuto anche un carissimo amico che per anni mi ha sopportato per fare queste cose al computer. E anche una signora importantissima della Versano. Anzi, mi è venuta un'idea. Devo ringraziare l'amico Manfredi col violoncello. Pino? È andato via. È andato via. In questo momento? Ah, no, eccolo là, eccolo là. È per te questo. Ringrazio a Giuseppe per la pazienza accordatami, sempre. Oh. Io spero, come un bambino che borbotta, che prima o poi usciranno le parole, non ci sono scampi, perché com'è che il bambino improvvisamente incomincia a parlare? Io sotto le dita devo ricostruire l'epiglottide, devo ricostruire le corde vocali, il fiato, ma soprattutto la pazienza, devo insistere. Voi giovani, quando studiate, subito vi arrendete alle prime difficoltà, il solfeggio non va buono, intonazione, la maestra, con calma, pazienza, ma soprattutto è lui da sopra che ci guida. Questi piccoli granellini di sabbia, accesi appena nell'universo, che dovrebbero ricordare costantemente di essere debitori a quel Dio creatore della propria esistenza, che è inutile che ci facciamo grosso, un primo, un secondo, un terzo livello. Una volta c'era solo una musica in conservatorio, per pochi. Adesso forse si fanno più chiacchiere che note pulite. Comunque, non è il mio discorso, dovendomi andare, dici tutti nei, perciò lo dici, no, è proprio una cosa sentita. Vero direttore? Allora andiamo avanti. Non vi voglio tediare con qualcosa in più, però se mi viene un'idea di fare qualche altra cosa col violoncello non vi spaventate. Dunque, che cosa c'è nel programma? Non lo so. Ho trovato una pianista proprio un altro mondo. Venga a dire che ho fatto un arrangiamento mia orecchie di queste canzoni perché le tonalità che fa lui lo adesso. Ah, c'era un padre nostro a cappella che ho preso. Allora io me ne vado. No, sì, facciamo mamma subito. Mamma in re maggiore. Pensate che con questo pezzo, questa romanza chiamiamo, il Bixio, io ho vinto il concorso all'età di 12 anni, mi ha accompagnata mamma ed io, orfano di padre, ho vinto il concorso, sono stato 6 anni a Santa Cecilia per il caso. Però ero tenore drammatico. Prima la prima batosta nella vita l'ho avuta a 18 anni quando ho perso la voce, però non è che l'avevo persa, si stava formando da basso. Allora poco ho voluto cantare, ho fatto qualche cosa alla RAI negli anni 70, 62, 63, però il pezzo di legno mi doveva dare il pane, che poi dopo ho avuto anche un campo professionale dopo il militare per studiare troppo, è un'altra storia. Poi vi racconterò qualche altro episodio. L'importante è che sto sereno con me stesso, perché non ho mai approfittato di nessuno, ho fatto tutte le cose con gioia, senza farla pesare. Benissimo. Mamma, scusate se mi commuovo perché... Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te. Canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice di ben lontano per te.
sei tu. Tempo avete ancora, perché sennò mi date ansia. 5 minuti. 5 minuti. Allora facciamo subito i napoletani. Che c'era in programma? Non lo so. Ma proprio una ideale moglie, perché dice non lo so, non fa niente, non fa niente. Qualsiasi cosa uno potrebbe programmare, dice non stava lì. Allora. Se io non ce l'ho un programma, comunque. È scritto dentro una parte, quindi le cucine. Piove, a questo qua l'abbino sempre, prima piove e poi asciutto. Va bene? Quindi tutti i concerti metto sempre piove. Scusate, ma un po' ci lo faccio. Ce l'hai da me? Ma era in maggiore. Ma ce ne stanno domani tanti. Se sentite qualche strafaccione non ci fate caso, è vero? Tu stai malade e canta, tu stai morendo e canta. Sono nuovo, io non ho fatto.
pregare, ti ricordo, c'è fuori un quadernetto, mi ha punito una firma, così, domani mi sentirò triste, un dolore nel piede, un dolore nella cervicale che già ho, un problema, così, mi vedo le vostre firme e risorgerò. Penultimo appuntamento, perché poi a giugno, quando chiudiamo l'anno accademico e il nostro maestro ci darà l'arrivederci, anzi no, diciamo l'addio, perché va in pensione, ovviamente ci farà un'altra performance riassuntiva della vita. Posso dire una cosa? Breve. Il primo novembre andrò in pensione, però il 31 ottobre vorrò fare un concerto di 6 ore. Cominciando col ballo e finisco col ballo. No, Vittorio, 6 ore proprio no. Io devo andare fuori. All'aperto. Ora, intanto, grazie per la vostra presenza, grazie al maestro per la circostanza per la quale ha voluto festeggiarmi e festeggiarci. Il primo 60esimo, il secondo lo festeggeremo dall'alto. Vi vedo numerosissimi. Approfitto della circostanza, perché lui ha parlato di sé, bambino, che ha cominciato la sua vita musicale. Domani abbiamo un appuntamento molto importante in conservatorio, spero che siate presenti numerosi, perché nei concerti del venerdì musicale domani sono eseguite tutte musiche di nostri allievi, questi che stanno qui di composizione. E mi piace ricordarne uno in particolare, che è il più piccolo che è entrato in conservatorio, aveva 8 anni, me lo portò lui, Leandro Nicolella, da Ischia, che è il nostro ex allievo di tromba. E aveva 8 anni questo bambino, adesso ne ha 14 credo. E lo iscrissi alla classe di sassofono col maestro Salime, che sta ancora frequentando, e poi sta alla classe di pianoforte e di composizione con il maestro Patrizio Marrone. E già allora orchestrava, sapete quelle situazioni dove il padre eterno ha detto tu sei musicista, così è stato. Bene, domani sera spero che ci siate, ricordate anche i vostri amici, i vostri compagni, perché poi un complesso di prestigio di Napoli, come Dissonanzen, l'associazione Dissonanzen,
ha dato la sua disponibilità, un contesto importante per Napoli, per la nostra città, la nostra regione, che esegue tutte solo musiche dei nostri giovani allievi, tra cui questo giovanissimo così. E quindi, maestro, è un testimone che passa idealmente dalla tua generazione alle loro. Benissimo. Però allora, non bisogna mai gonfiarsi ed essere sicuri di quello che uno va a fare, perché poi il Signore ti dà le frustrate e tu ti devi saper salvare. Tu dovevi fare il predicatore. Abbiamo sbagliato. Grazie ancora, arrivederci. Mi aspettavo un lacciare la mano.